4 anni che ci lavoro qui, quindi... Hai trovato comunque le tue armi qua dentro? Sì. Che strumento aveva? Niente. Non rilascio dichiarazioni. Si continua a lavorare nell'officina di Freddy Pacini il giorno dopo l'uccisione del 29enne moldavo, il ladro che si era introdotto durante la notte all'interno appunto dell'attività. Nessuno, né la figlia che abbiamo incontrato né i suoi dipendenti vogliono rilasciare dichiarazioni. Freddy Pacini oggi era all'interno della sua officina, ma ovviamente in vista soprattutto dell'interrogatorio che ci sarà tra poche ore, per il momento non vuole parlare con la stampa. Mi dispiace, guardate, non voglio veramente essere scortese, poi è l'avvocato poi che è lei che rilascia le dichiarazioni, quindi magari anche perché davvero, guarda, ok, grazie. Freddy Pacini è indagato per eccesso di legittima difesa. Sarà l'autopsia a stabilire le cause effettive della morte di Vitali e Tonic, il moldavo di 29 anni ucciso dall'imprenditore. Nessun familiare o conoscente si è fatto avanti. Secondo le ipotesi investigative, il 29enne potrebbe far parte di un gruppo di malviventi specializzati in furti improvvisati, razzie non troppo pianificate in case e negozi. In corso anche accertamenti sui tentativi di furto che negli stessi momenti in cui Pacini ha ucciso il moldavo si sarebbero verificati nei pressi dell'azienda. L'imprenditore dormiva nella sua azienda da 4 anni, 38 i furti che lui racconta di aver subito, 6 quelli realmente denunciati ai carabinieri. Un anno fa gli portano via diversa roba, le biciclette, insomma gli fecero un bel danno. Poi a marzo uguale non ce la rifecero e lui insomma... Vengono per rubare le biciclette, perché le gomme che se ne fanno? Vengono per rubare, sì, stanno perché... che hanno le biciclette di valori. Un caso che divide, che infiamma la polemica politica. Il ministro dell'interno Matteo Salvini ha parlato con Pacini e presto ha detto andrò a Monte San Savino, definendolo poi però un paese bancomat per la sua vicinanza all'autostrada del Sole. In segno di solidarietà a Pacini ci sono pagine Facebook, petizioni, volantini e venerdì alle 21.30 una fiaccolata. L'imprenditore domani sarà sentito dal PM Andrea Claudiani.